Ciao, sono Mirko, preparatore fisico dei Knights. Oggi siamo qui al BFit e vi porteremo all'interno di una nostra seduta di pesi che verrà suddivisa in due parti. La prima parte con gli esterni, quindi le guardie, dove andremo a affrontare dei lavori specifici per questi ruoli, ma molto simili tra di loro, mentre una seconda parte dove arriveranno i lunghi e andremo ad affrontare dei lavori più specifici e personalizzati in base alle esigenze dei giocatori. Facciamo riscaldamento, warm up tutti insieme, prima fase col warm up, cat cow con foam roller, bene, su e giù, te ne fate 10, poi secondo esercizio down dog push up e l'ultimo con la band overhead squat. Se riesco bene la band sotto i piedi, porto su in alto, ok? 10 overhead squat, ok? Non partite tutti dallo stesso esercizio, uno diverso dall'altro e giriamo. Adesso andiamo a fare una parte di core, ok? Primo esercizio, rotation plank con dumbbell, quindi come abbiamo fatto l'altra volta, prendiamo un piccolo dumbbell, da 4, rotiamo, spingo e vado, ok? Ruoto bene i piedi, eh? Secondo esercizio faccio da un lato, poi dall'altro lato. Secondo, tengo la kettlebell pesante giù e l'altra overhead, march. Quindi questo, ben incastrato, sulla spalla, scapola, andata, ritorno, cambio il braccio. Adesso andiamo a affrontare la parte, il primo blocco, che andremo a lavorare sulla parte di potenza. Quindi, come abbiamo già fatto la volta scorsa, split hang power clean and jerk, bilanciere e poi hang clean mad ball rotation. Da qua parto, ginocchia guardano le punte dei piedi, ok? Verticale, guardo, giro e spingo, ok? E torno su. Appoggio. Siamo? Finito questo con la mad ball. In hang clean. Da qua lancio e riprendo. Adesso andremo a vedere Nick che fa il lavoro di rinforzo selettivo sui muscoli posteriori della coscia, che è importantissimo rinforzarli per evitare di andare incorrere infortuni. Bravo Nick, gira le mani, ok, così isoli meglio e non spingi, bravo, fammene 6, controlla bene la discesa, questo esercizio si chiama Fitball Leg Curl. Nick sta effettuando un esercizio per il rinforzo in particolare dei tibiali anteriori e dei peronei, esercizio importantissimo per prevenire e rinforzare la caviglia, soprattutto in caso di distorsione. Quindi appunto con una kettlebell agganciata sull'avampiede lui va a effettuare delle dorsiflessioni, vengono chiamate, quindi delle flessioni dorsali e poi rilascia lentamente la kettlebell.
esercizio importantissimo e fondamentale per il rinforzo della caviglia. Ora andremo a effettuare il blocco di forza, dove andremo a utilizzare uno strumento di nuova generazione chiamato encoder lineare, che serve per darci la velocità nella fase di risalita, chiamata nel gergo specifico la fase concentrica, e oltre a diversi parametri come il power output, la velocità media e via dicendo. Questo ci serve per darci dei parametri più specifici per quanto riguarda anche la fatica, la readiness giornaliera dell'atleta, e quindi stabilire il carico preciso della giornata. Proviamo a muovere il carico e riscaldarci con due serie di riscaldamento, e poi partiamo con le tre serie da 5 con l'utilizzo delle bande elastiche per darci una maggiore resistenza sulla fase di discesa e poi contrastare la resistenza nella fase di salita. Okay? Sempre con l'intento in questa fase della stagione di andare a lavorare più sulla potenza vera e propria che sulla forza massimale. Andiamo, Albi, devi stare tra i 0,5 e i 0,7 metri al secondo, i 75. Aspetta che l'attacco. Ok, esci. Mi raccomando. Bene, massimo intento di spingere più velocemente possibile nella fase di risalita. Andiamo, su. Buono. Andiamo. Bravo. Vai, 5 ripetizioni, vediamo quanto vai. Ok. Scendi bene giù a mezzo squat almeno. Su. Vai. Scendi più giù, più giù. Più giù. Su. Ok. Alberto, stai effettuando 5 ripetizioni mantenendo un determinato range di velocità, in questo caso tra i 0,6 e 0,75 metri al secondo, e subito in combinazione vai a effettuare dei sit back, box jump. Ora andremo a effettuare un lavoro di rinforzo della parte superiore, una bench press, quindi panca piana. Andremo a utilizzare la variante con l'elastico, quindi una, nel gergo specifico di preparazione e del mondo di sport si chiama Accommodating Resistance Training. Questo ci permette di concentrarci di più ed enfatizzare la fase di discesa per poi esplodere verso la fase di risalita, come state vedendo. Vai! 4 serie da 6, esplodi verso l'alto. Sempre, massimo intento a spingere verso l'alto, ok? Su! Bravo! Più veloce nella fase di risalita. In combinazione con l'esercizio di forza degli arti superiori, mettiamo un esercizio di potenza vero con l'utilizzo della medball. Un esercizio su più piani, quindi non solo sul piano frontale, ma sul piano trasverso, che è uno dei piani maggiormente utilizzati durante i movimenti della pallacanestro in campo. Adesso andiamo a fare un lavoro accessorio sia di parte inferiore che di parte superiore, quindi skater squat con due dischi, due manovri, su e giù, ok, il forzo selettivo del quadricipite, gluteo, e poi feedwall, croci spinte. Siamo arrivati al punto in cui lavoriamo con i lunghi, nello specifico con Sacchettini, con Mike. Stiamo andando a lavorare sul rinforzo della spalla, che si è infortunato, e poi andremo a lavorare sulle ginocchia, che è il suo punto debole, punto carente. Invece con Ponziani, che si trova a terra in questo momento, andremo a effettuare un po' di mobilizzazione della schiena e del ginocchio, e poi andremo a rinforzare il compartimento del ginocchio, della parte posteriore, tutto ciò che riguarda
il ginocchio per via del suo infortunio al menisco operato ad aprile. E come abbiamo visto anche per Nick, andiamo a effettuare un lavoro di rinforzo del posteriore della coscia, il Fitball Curl. In particolare con Rizzero andiamo a lavorare sul ginocchio infortunato e faremo un lavoro. Riz porta la Fitball verso di te con due piedi e poi scendi con uno monopodalico a tornare in eccentrica. E così la facciamo solo per la gamba infortunata, la fase di ritorno, mentre la fase di salita la facciamo con tutte e due le gambe. Con sacchettini adesso stiamo facendo un esercizio di rinforzo e di stabilizzazione del ginocchio, in particolare sul rinforzo del quadricipite e sul gluteo destro. Questo esercizio si chiama step down, può essere chiamato anche pistol squat, e appunto va a dare stabilità e rinforzo sul muscolo, in particolare gluteo e quadricipite. Mike, vai un pochettino più giù, stai sempre sulle 5-6 ripetizioni, ok? Ottimo, striscia, tieni il peso avanti, bravissimo. Ora Rizzero sta effettuando un esercizio di rinforzo del quadricipite e del ginocchio, in particolare utilizzando la band. Andiamo a enfatizzare il lavoro sull'attivazione del gluteo, del medio gluteo e il compartimento tutto dell'anca e del ginocchio. Sovraccarico per dare un peso e una stabilità maggiore. Andiamo a effettuare delle ripetizioni maggiorate sul ginocchio dove è stato operato, mentre delle minori ripetizioni sull'altro ginocchio. Bene indietro con il piede. Mentre in combinazione poi andremo a effettuare un esercizio di stabilità e di rinforzo sempre del core. Con Mike andiamo a effettuare un affondo con rialzo sul piede anteriore, ok? Andiamo ad appoggiare solo la parte dell'avampiede per dare più enfasi sul quadricipite, ok? E sul gluteo. La kettlebell tenuta frontalmente serve per ingaggiare maggiormente il lavoro di core, di stabilità, ok? Tieni un po' più su, Mike. Ok, molto bene. Eccoci arrivati alla fine della seduta. Come anticipato precedentemente, il lavoro è stato suddiviso, come avete visto, nella parte degli esterni e degli interni, ma il lavoro per oggi non è finito qua, perché ci sposteremo al Nice Palace, dove continueremo col lavoro di campo. Eccoci qui al Nice Palace con i ragazzi. Oggi, prima dell'allenamento, indosseranno, come ogni singolo allenamento, i cardiofrequenzimetri, che serviranno per il monitoraggio dell'allenamento, per vedere lo stato di fatica, per vedere l'intensità e altri parametri fondamentali che poi vi illustrerò attraverso il PC. Allora, facciamo il riscaldamento, che oggi ci riscaldiamo, solito warm up sul posto, poi dopo ci dividiamo in due gruppi, lavoriamo sui cambi multidirezionali, quindi crossover e scivolamento nello specifico, che è oggi, e sul lavoro poi lineare, che è più sul cambio di direzione, ok? Andiamo, caviglia. Ok, andiamo in dinamica, corsa avanti, corsa indietro, continuato, andiamo, dai!
Ok, ci rivediamo. 4, file sui gomiti. Quando dico via, in base a dove siete aperti, quindi a destra, se siete aperti verso destra, fate uno scivolamento e tornate in posizione, ok? Riparto, via, uno e torno. Quando dico go, corro fino a metà campo. Muovo i piedi sul posto, quindi sono qua. Comandano quelli che sono più vicino al canestro, ok? Sono un crossover verso l'esterno. Quindi io sono con Marcos. Vai Marcos. Questo lavoro, tu fai il crossover di là e io uno di qua, ok? Due scivolamenti per tornare in centro e uno sprint verso laterale. Siamo arrivati al termine della parte fisica, come si vede al PC i dati stanno continuando ad andare e tra poco stopperò perché mi serviranno poi per confrontarli con i dati di tutta la stagione. Ora i ragazzi stanno continuando l'allenamento con la parte tecnica di Coach Piazza e noi ogni seduta di allenamento andiamo a confrontare e a utilizzare questo tipo di monitoraggio insieme alle sedute che effettuiamo la mattina in sala pesi. Ci vediamo presto da Mirko Pocaterra, preparatore dei Knights. Ciao!